Buonasera e bentrovati a Dossier Salute. Seguire il giusto regime alimentare per uno sportivo è fondamentale per ottenere alte prestazioni. Bene, di questo argomento abbiamo il piacere di parlare con l'esperta biologa e nutrizionista dottoressa Dora Scudiere. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Buonasera, grazie per l'invito. Dottoressa Scudiere, perché è così importante la corretta alimentazione per uno sportivo e quale sarebbe l'alimentazione corretta? L'alimentazione per uno sportivo è fondamentale perché non solo permette di un aumento, un miglioramento della performance, ma anche va a lavorare sulla prevenzione degli infortuni e dei traumi, sia a livello osteoarticolare sia a livello muscolare, quindi è sicuramente essenziale. Dottoressa, quali consigli può dare a sportivi non agonistici? Sicuramente cercare di mangiare piccoli pasti e durante tutto l'arco della giornata, preferire principalmente cereali integrali, comunque ricchi di fibre, quindi anche frutta ricca di fibre e frutta sicuramente non ad alto indice glicemico, quindi le mele, le fragole e comunque sia necessaria la fibra proprio perché ha un effetto antinfiammatorio. Poi andare sicuramente a inserire un'ottima quota di proteine con amminoacidi essenziali, quindi perché amminoacidi essenziali? Proprio per far sì che avvenga quella che si chiama sintesi proteica. Questo permette proprio di attivare quella che è la formazione del muscolo e quindi evitare la degradazione a livello muscolare. Quindi parliamo di proteine nobili come la carne, specialmente la carne bianca, di pollo, il manzo, ma anche il pesce, tra cui il salmone, perché proprio è ricco di antinfiammatori, ma anche di omega 3, acidi grassi essenziali che sono necessari proprio nello sportivo, proprio perché hanno questo effetto antinfiammatorio e va a ridurre quelli che sono proprio i traumi fisici. Molto interessante, con la dottoressa parleremo della dieta chetogenica come sia un'interessante alternativa e terapia per combattere sovrappeso ed obesità. Dottoressa Scudiere, in cosa consiste la dieta chetogenica? La dieta chetogenica è una dieta dove si ha una bassa assunzione di carboidrati, parliamo di meno di 20-30 grammi al giorno. Questo fa sì che dopo giorni con quote ridotte di carboidrato, si attiva un meccanismo biochimico chiamato chetogenesi, dove zuccheri in circolo ovviamente non ce ne sono, il cervello funziona con glucosio, quindi con lo zucchero, e utilizza come fonte energetica quindi il grasso di deposito perché poi il glucosio inizia a scendere. Quindi utilizza proprio come grasso di deposito i chetoni, il cervello utilizza questi chetoni e quindi questa dieta permette di andare a ridurre quello che è il grasso localizzato. Proprio per questo motivo, cioè proprio per il fatto che il cervello utilizza i corpi chetonici come fonte nutritiva, viene spesso utilizzata nelle emicranie, quindi proprio per trattare le emicranie, in modo tale che durante, faccio un esempio, un trattamento per un'emicrania venga inserita in più fasi durante l'arco mensile e a spot. È un regime alimentare adatto a chi non ha problemi di sovrappeso ed obesità, dottoressa? Allora, sicuramente è un regime anche adatto a chi non ha problemi di sovrappeso e obesità, proprio perché ha un'azione antinfiammatoria e quindi va a agire attivando quella che è l'apoptosi e quindi la rottura, diciamo, di cellule non positive, quindi non buone per la formazione di nuove cellule e proprio per questo viene anche utilizzata, per esempio, per il trattamento di tumori. Il digiuno intermittente è una strategia alimentare che prevede di mangiare solo durante un arco delle ore 8 e di digiunare per le restanti 16 ore. Come funziona il digiuno intermittente e perché è una strategia alimentare vincente, dottoressa?
Il digiuno intermittente può essere utilizzato esclusivamente come durante il dimagrimento, proprio perché si evita l'assunzione, cioè si mantiene l'assunzione di carboidrati, proteine e grassi solo nelle 8 ore. Quindi abbiamo poi 16 ore di digiuno. Di solito questo digiuno, il più utilizzato, è un digiuno in cui si ha l'ultimo pasto alle 20 e poi il primo pasto della giornata è quello delle 12. Diversamente si può fare un'altra tipologia di digiuno, sempre 16-8 ore, dove il digiuno, cioè dove l'ultimo pasto è quello delle 15 e poi si fa comunque colazione alle 7, quindi dalle 7 alle 15 sono le 8 ore effettive di nutrizione e il resto delle 8 ore è un digiuno. Questo va a attivare proprio la formazione di corpi chetonici, quindi va a utilizzare il grasso di deposito e c'è anche uno shift metabolico, cioè significa che vado a riattivare il metabolismo. Quindi molto, molto utile nelle diete dimagranti. Molto interessante, dottoressa. Quali alimenti bisognerebbe assumere nell'arco delle 8 ore? Nell'arco delle 8 ore sicuramente andare ad assumere tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi, alimenti preferibilmente ricchi di fibre, ma anche alimenti antinfiammatori, quindi ricchi comunque di omega 3 e omega 6 nelle varie proporzioni, preferire sicuramente alimenti a basso indice glicemico, quindi faccio un esempio, verdure verdi, così come frutta a basso indice glicemico, anche qui, proprio perché mantengono un senso di sazietà più elevato e non si hanno quelli che si chiamano proprio picchi glicemici, che sono la causa dell'infiammazione e anche dell'incremento del peso, specialmente a livello di giro vita. Perfetto, è una strategia alimentare adatta a tutti? Relativamente adatto a tutti, cioè sì, tranne in pazienti con in gravidanza, quindi con disturbi alimentari, pazienti che hanno problematiche a livello epatico e quindi anche in pazienti che utilizzano spesso l'alcol. Molto bene, dottoressa, la ringrazio per essere stata con noi in nostra compagnia questa sera. Grazie. Grazie a voi per l'invito.